Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dallo studio nuovo. In questo nuovo, peraltro, assaggiamo un video classico, tra virgolette, tappabuchi, di quelli che non mi richiedono troppo tempo per realizzarli e anche per montarli. Oggi andrò ad assaggiare una novità di un po' di tempo fa, in realtà, ma che ho trovato soltanto di recente al supermercato, che sono le chipster alle lenticchie. Appunto, sono una novità, non sono le uniche, queste sono quelle classiche. In realtà ci sono anche, c'è anche la versione alla paprika. Come al solito vi faccio vedere per bene quella che è la confezione. Appunto, vedete che appunto, la confezione ci dice che è una novità, che sono chips di lenticchie rosse, quindi vedremo anche il colore, come sarà all'interno, se sono quelle classiche o se sono un pochino più tendenti al rosso. Appunto, ci sono sempre dei richiami appunto alle lenticchie. Sul retro ci dà una piccola curiosità sulle lenticchie, che appunto sono il legume più antico coltivato dall'uomo. E come al solito vi dico che vi faccio vedere quelli che sono gli ingredienti e anche i valori nutrizionali per chi fosse interessato. E adesso andiamo ad aprire e ad assaggiare. Allora, vi faccio vedere anche un pochino più da vicino quelle che sono le patatine in sé, che come vedete sono assolutamente sembrano assolutamente delle chipster classiche e sembrano anche belle croccanti come le chipster classiche, ma d'altronde ovviamente non penso che abbiano cambiato troppo la ricetta, hanno semplicemente utilizzato della farina di lenticchie, ma il colore è assolutamente quello originale. Assaggiamo. Decisamente buone, non sembrano diverse in realtà da quelle classiche. Ne mangio un'altra. Come dicevo, ricordano moltissimo le chipster classiche, in fin dei conti hanno semplicemente un 45% di farina di lenticchie, come avrete letto dagli ingredienti se vi siete fermati, per cui la ricetta non cambia praticamente per nulla. Per cui se le trovate ancora io ve le consiglio perché assolutamente non si sente la differenza tra le chipster classiche e queste che sono appunto a base di lenticchie. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Nel caso appunto lasciate un bel like, se le avete trovate, le avete assaggiate, fatemi sapere quello che ne pensate con un commento qui sotto. Se non volete perdervi i video, in particolare gli shorts che stavo pubblicando ultimamente, che erano un pochino più, diciamo, informativi per quanto riguarda appunto viaggi e trekking, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi sono dimenticata che devo farvi vedere la casa com'è venuta, sto ancora aspettando gli ultimi lavori, sperando che arrivino a breve, nel caso ve la farò vedere incompiuta. Detto questo, io vi saluto e come al solito vi dico, have a nice life!